Pronto. Pronto, Aiku, ciao. Le tue decorazioni per l'ufficio sono fantastiche, le devi venire a vedere. Volevo sapere se poi tu e Ayasa avevate fatto pace. È tutto a posto? Purtroppo no. Se n'è andato via. Ci sei? Ah. Forse gli ci vorrà un po' di tempo. Secondo me non ti devi preoccupare. Vedrai che tornerà molto presto. Seima. Dimmi, Aiku. Ayasa ha lasciato a casa la fede. Cosa? L'ho trovata in bagno. Se n'è andato senza metterla. Capisci che cosa ha fatto? Ah. Allora la situazione è grave. Dobbiamo incontrarci con le altre. Non si era mai tolto la fede prima d'ora. Oh. Ilker aveva fatto la stessa cosa. Non cominciare a parlare di cattivi presagi, non mi sembra il caso. Forse se l'è solo dimenticato. E non l'avrà fatto apposta. Sei riuscita a parlarci? Gli hai chiesto spiegazioni? No, purtroppo no. Non so che cosa fare, sono davvero disperata. Quando torna, tiragliela in faccia. Sì, Sibel! O mettigliela nel cibo, così la ingoierà. Calma, Sibel, loro si devono rappacificare. Cerchiamo di restare lucide. Mettiamo da parte tutti gli altri uomini e concentriamoci su Ayasa, è lui l'obiettivo. Ma che state dicendo? Lui non può fare come vuole, non può togliersi la fede, andare via di casa e dormire fuori. Che ha fatto Oiku per meritarlo? Una moglie non si tratta così. Non è esatto, Sibel. La scorsa notte credo di aver esagerato. Ah, questo è un primo passo per farvi riavvicinare. Forse alla fine Oiku capirà di avere sbagliato. Io non credo proprio. Stamattina ha continuato ad assillarmi. Il problema è che si è mostrata così ostinata e scontrosa. Mi chiedo se sia questa la donna di cui mi sono innamorato. No, che dici, Ayasa? Adesso non esagerare. Non dirmi che la cosa può peggiorare. Il fatto è che ieri ero molto stressata. Fra le cose che sono successe al lavoro e a casa, me la sono presa con lui. La colpa è tutta di mia madre. La colpa è di mio padre. Sì, non scordiamoci di quest'altra notizia. Non vi sembra buffo che si siano visti di nascosto? Ma se loro si sposeranno, questo significa che poi voi due diventerete una specie di sorelle. In effetti noi ci consideriamo già come sorelle. Questo è vero, Burku, ma adesso io devo concentrarmi su mio marito. Affrontalo e digli quello che pensi, che non deve trattarti in quella maniera e tiragli la fede addosso. Non sarebbe meglio un approccio più gentile? Hai ragione. Io penso che dovresti scusarti. Puoi dirgli che ieri sera eri molto stressata e che purtroppo hai perso il controllo. È un'ottima idea. È l'unica cosa da fare. Metterà tutto a posto, non è vero, Sibel? Già. Scusati, ma non lasciarti sminuire, va bene? Pensa al tuo orgoglio di donna. Anche lui ti deve chiedere scusa. Se lui non lo dovesse fare, allora tu voltagli le spalle e sbatti la porta. E inoltre va a cercare la sua macchina e bucagli tutte le ruote. Sì, beh, ti prego,